Taglio del nastro per Primavera dei Teatri 2024, si parte con una nuova veste. Si parte con una nuova veste internazionale, quest'anno abbiamo ospiti che arrivano dall'altra parte del mondo, da Taiwan, dall'Argentina, dal Cile, dalla Corea, naturalmente a tutta Europa e tutta Italia, quindi insomma siamo contenti, vuol dire che il progetto che stiamo facendo è attrattivo. Il Festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea internazionale è diretto da Saverio La Ruina, Dario De Luca e Settimio Pisano e si svolgerà a Castrovillari fino al 2 di giugno. Novità di questa edizione è Prima. Questa bellissima appunto piattaforma all'interno della quale, come dicevo, ospiteremo tanti programmatori stranieri e daremo modo ai giovani artisti italiani di esibirsi davanti a loro, quindi insomma un'operazione anche per sostenere molto le carriere di questi ragazzi a livello internazionale. E prima visibilità per questi giovanissimi artisti, il premio Carical per le arti formative. Molto volentieri abbiamo sostenuto ad esempio queste borse di ricerca per dei giovani artisti che hanno lavorato e continueranno a lavorare. Gli auspichiamo una bella e lunga carriera artistica. E tra i premiati anche un giovane artista castrovillarese. Dopo tanti spostamenti o molti momenti di ricerca in altri posti, mi capita di poter sviluppare e condividere le ricerche che sto facendo nel paese in cui sono nato. Oltre 55 eventi tra teatro, danza, musica, performance, residenze, workshop, mostre e laboratori. Ci saranno moltissime prime assolute, prime nazionali come ogni anno, quasi tutte sono prime assolute con insomma dei grossi, anche se giovani, ma fortissimi autori italiani che hanno già vinto numerosi premi, anche i maggiori in Italia. Ecco perché noi dobbiamo sentirci orgogliosi di queste manifestazioni e orgogliose che nonostante tutto, dopo 25 anni, ancora continuano a scegliere la realtà nella quale è nata. Interessante l'incontro delle esperienze laboratoriali di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Castrovillari con Otello a pezzi, un'iniziativa corale per leggere e comprendere uno dei testi più straordinari di Shakespeare che ha aperto il festival. Giuro!